Buongiorno, sembro una pazza con questi capelli, non lo so, tra oggi e domani li laverò. Allora, come state, ragazze? Io sto prendendo il secondo caffè stamattina perché è necessario. Ieri ho sgarrato fortemente. Non lo so perché che mi ha preso, avevo molta fame, quindi ho mangiato pasta anche di sera. Finora ero stata bravissima, avevo seguito il piano alimentare scritto dalla nutrizionista. Ieri non so cosa mi ha preso, ho fatto un'insalata di pasta per Francesco e di sera l'ho mangiata anch'io. Cosa da non fare, assolutamente non lo dovevo fare, ma oggi si ritorna al regime. Ho già bevuto il mio bicchiere di tisana, acqua, tisana depurativa e niente, si ricomincia, si cade, ci si fa male e ci si rialza. A dire la verità dovrei evitare anche il caffè, però non ci riesco. Questo qua poi è molto forte, Mi chiedete spesso come mi trovo con la Camira, con questa caffettiera, questa macchinetta per il caffè che ha comprato Francesco. È strepitosa, ragazze, però fa un caffè veramente forte, ristretto. Quindi io ho già ritirato una macchinetta del caffè nuova per me, solo per me, perché comunque lui preferisce questo. Mi dovrà arrivare a giorni. Tra l'altro, abbiamo fatto un po' di acquisti per fare dei cambiamenti in cucina, finalmente, e vedrete tutto nei prossimi vlog, quindi stay tuned. Adesso continuo col mio caffettino e niente, mi metto un po' all'opera. In realtà ieri mi sono andata da fare in casa, ho sistemato bene, ho pulito tutto come si deve, però mi resta da fare la stanza da letto, voglio farla in maniera un pochino più approfondita stamane, e basta. Poi alla fine ho fatto tutto ieri, quindi niente, adesso vediamo un po' come vi dico sempre, vediamo un po' come evolve la giornata. Con sti capelli non mi si può vedere. I primi giorni mi sono piaciuti un sacco, adesso sono diventati un po' troppo spampanati. Quindi vediamo adesso quando fare la piega. Stamattina non ho voglia, avrei voluto rimanere a letto. Vi dico la verità. Infatti sono già le 8 e sono qua a trastullarmi. Quando comincia la bella stagione, io adoro stare in terrazzo. Poi ho questo terrazzo stupendo, devo dire, da quando lo curiamo anche questo, sta diventando sempre più bello. Pian piano, facciamo qualche modifica. Ora qui, ora lì, quest'anno abbiamo aggiunto, il telone sopra. Qui, poi piano piano vorremmo fare una tettoia. Io voglio fare un angolo cucina, se ci riesco, insomma, tante cose in testa. Speriamo di riuscire a farlo col tempo, a farle col tempo. Comunque, niente, io come vedete mi sono messa in tuta, quindi ho messo una tuta, i miei leggings adorati, una magliettina con le maniche corte sopra questo, perché comunque c'è un po' di arietta fredda, e mi sono messa qui in terrazza a guardare il mare, che è veramente stupendo, ragazze. Mentre stavo qua rilassata, mi è arrivata una telefonata perché devo andare a ritirare un pacco. A volte i corrieri hanno questa brutta abitudine di portare praticamente i pacchi. Quando non mi trovano, invece di telefonarmi e di vedere se magari sono giù nei paraggi o comunque posso prendere il pacco in qualsiasi modo, mi lasciano l'avviso oppure mi chiamano giorni dopo per farmi andare a prendere questo pacco a chilometri di distanza. Vabbè, comunque, ci devo andare, ci andrò a mezzogiorno, perché nel frattempo si è fatto quasi mezzogiorno e quindi preferisco andare a togliermi il pensiero, anche perché penso di aver capito che
mi prendo un po' di sole, prendo un po' di sole così, però sempre con circospezione. Buongiorno ragazze, da questo bel giardino. Guardate che bello questo giardino. Sono in un ospedale e sono venuta a ritirare il mio farmaco. Ogni volta file su file su file, però vabbè, ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Outfit of the day, un outfit che ho composto stamattina che mi piace particolarmente. E la gente mi guarda come se fossi una pazza, perché effettivamente penseranno: ma che c'è da riprendere questa in un ospedale? Comunque, ragazze, niente. Io adesso ho fatto, per fortuna, pensavo di fare anche più tardi. Dobbiamo risolvere un paio di cosette ancora. Ci vediamo dopo. Ok, mi sono fermata a comprare i pesciolini, tre pesciolini che ho qui in bustina per l'acquario dei miei nipoti, perché hanno composto un acquario di recente, un acquario d'acqua dolce, bellissimo tra l'altro. E c'è tutta una procedura da fare. Sicuramente, se qualcuno tra voi lo ha già composto, sa che è necessario praticamente preparare l'acqua, si deve creare il microclima, insomma, forse dico termini non proprio corretti, comunque in linea di massima è così. Quindi, per adesso possono mettere solo i pesci rossi e poi, potranno aggiungere anche pesci tropicali. Allora sono andata a prendergli tre pesciolini. In realtà ne volevano solo, mi avevano chiesto solo uno, però loro sono tre, quindi gli hanno presi tre anche perché non costano tantissimo. E quindi niente, adesso glieli vado a portare e li mettiamo nell'acquario. Tra l'altro l'acquario è veramente bellissimo, è un acquario autopulente, molto molto bello. L'hanno composto loro, hanno messo dentro quello che volevano mettere ed è davvero rilassante. Io sono andata poche volte in realtà da quando l'hanno comprato, ma ogni volta che vado mi incanto, mi metto così davanti, è ipnotizzante, è veramente bello. E adesso gli porto questi tre pesciolini, vediamo un po'. Sarà un problema con i nomi, perché già per trovare i nomi di quei tre ci hanno messo una vita, adesso ce ne saranno altri tre e poi via via così. Poi tra 15 giorni circa potranno prendere i pesci tropicali e stanno già in visibilio perché vogliono prendere i pesci neon, che tra l'altro sono bellissimi. Comunque, ci aggiorniamo tra poco quando libereremo i pesci nell'acquario. Il disordine alle mie spalle non esiste, voi concentratevi su di me, perché vi devo dire una cosa, vi devo mostrare una cosa e poi penso di chiudere questo vlog. In realtà non lo so, non lo so in realtà, perché ancora non ho messo mani al montaggio, quindi non ho messo proprio mano alla fase di editing, quindi non so effettivamente quanto ho registrato, quanto sia lungo fin qua il video. Adesso vediamo. E mi renderò conto. Comunque, ragazze, mi trovo così in queste condizioni perché sono appena tornata dalla spesa. Ho fatto la spesa, siamo andati alle medie, abbiamo preso un po' di cosette. Ovviamente non l'ho svuotata perché alla fine sono sempre le stesse cose. Gira e rigira, più o meno, soprattutto adesso che sto seguendo un piano alimentare, sono più o meno le stesse cose. Quindi quindi frutta, verdura. L'unica cosa degna di nota che vi faccio vedere, a parte i gelati allo yogurt greco, che per me sono un must di MD, sono veramente ottimi. In tanti l'anno scorso, dopo che io li avevo consigliati, li avete acquistati, mi avete detto: Carmen, sono buonissimi effettivamente. E quindi li abbiamo ripresi e ho preso il gusto cioccolato, gelato bianco e
amarena, che sono tre i gusti miei preferiti. E poi, aspettate, ho voluto prendere queste cialde della linea Carisma, per quanto riguarda il caffè semplice, il caffè espresso, e poi della linea Nero Nobile Espresso Italiano. Ho preso il nocciolino, che ero curiosissima di assaggiare e non lo trovavo da nessuna parte, nemmeno nei bar, quindi ho voluto assaggiarlo, ho voluto prenderlo per assaggiarlo. Poi ho preso il cortado e poi il ginseng. Vedremo un po' di questa marca Kobe. Diciamo che ultimamente all'MD si trovano tante varietà di cialde per ogni, compatibili con varie macchinette, e sinceramente costano 3 euro a scatola, quindi in ogni scatola ci sono 16 cialde, quindi benissimo. Vediamo un po' come sono, anche perché vi ripeto, come vi ho detto nella prima parte del video, voglio cercare di prendere meno caffè. Per questo motivo ho comprato quello macchiato, quello un pochino più meno ristretto, perché quello che fa la macchinetta che mi ha regalato Francesco è ottimo, è davvero buonissimo. C'è un caffè che fa la differenza, però è davvero molto forte. E purtroppo io sento la differenza a livello di tachicardia, cioè ho proprio la tachicardia a 1000, soprattutto la sera quando mi sdraio, sento proprio il cuore che fa tu, perché probabilmente è molto molto forte, però è di una qualità superiore, diciamo, viene un caffè speciale. Ovviamente ogni tanto prenderò quello, però poi intervallerò con questi, cercherò di evitare così di togliere quella abitudine, perché poi con questa caffettiera di cui adesso in questo momento non mi sovviene il nome, mi veniva proprio la voglia di farli continuamente, quindi ho dovuto intanto eliminare questa voglia, cercare di non farne di continuo, e poi ecco, adesso cerco di intervallare, ogni tanto prendo quella qualche volta e poi intervallo così. Bene, quindi vedremo un po', vi farò sapere. E poi l'acquistone del periodo è questo qui, ragazze. Mi è arrivato il Kindle. Vi dicevo di essere incerta sull'acquisto o meno, non sapevo assolutamente se prenderlo oppure no. E poi grazie anche ai vostri consigli su Instagram, siete state veramente in tantissime, mi avete mandato video, mi avete mandato messaggi. In particolare ringrazio Lucia e Piccoli Libri, che sono state le più assidue, mi hanno proprio scritto con varie indicazioni, con dei video di supporto per farmi vedere più o meno come funziona, come non funziona, eccetera, e quindi alla fine mi sono decisa e ho fatto bene, ragazze, perché non lo so se è l'amore, l'innamoramento dei primi giorni, ma sono completamente folle per il Kindle. Eccolo qua, il mio Kindolino. Guardate quanto è bello. Tra l'altro ho preso questa cover con l'immagine, l'icona del Piccolo Principe. Eccolo qua, si apre così, vabbè, lo conoscete tutti sicuramente. Poi dentro c'è, anzi, se qualcuno non lo conosce e vuole una recensione più approfondita, me lo faccia sapere. Qui vi dico soltanto le prime impressioni, che sono assolutamente positive, ragazze. Io ho cominciato a leggere il primo libro, ho scaricato Il Magico Potere del Riordino. Era da tanto tempo che lo volevo leggere, era da tanto tempo che l'avevo in testa, però non lo acquistavo mai. Una volta ero andata a leggere la prefazione in libreria, però non mi aveva convinto, comunque sia lo guardavo su Amazon, non lo prendevo. Adesso invece, avendo avuto la possibilità di prenderlo con il Kindle, l'ho fatto e lo sto leggendo tutto. Praticamente la comodità del Kindle che lo puoi portare ovunque. Per esempio stamattina sono stata in ospedale e l'ho portato con me, quindi ho letto un pochino nell'attesa, prima, mentre aspettavo che mi venisse a prendere mio fratello ieri, leggevo a letto la sera. È molto più comodo leggere con questo, perché con il libro comunque c'è bisogno della luce, c'è bisogno che la luce punti il libro, e comunque quando punta ad occhio di bue la luce, e quindi praticamente punta una riga oppure un rotondino, e poi bisogna spostare la luce, anche se ho la luce da libro io. Però questa, avendo la luce integrata, e questa è una novità del Kindle, a quanto ho capito l'hanno messa ultimamente, questa ci consente appunto di leggere anche di sera, e comunque senza avere la scomodità del libro, perché anche il libro è pesante da tenere, a volte bisogna spostare le pagine, girare le pagine, invece è di una comodità. Un'altra cosa che mi ha convinta assolutamente, e per la quale invece avevo dubbi, è che si può sottolineare.
Su questo vorrei salutare Lucia perché abbiamo avuto, diciamo, una discussione appunto su Instagram perché era successo un piccolo, siamo, diciamo, tra virgolette, incidente e quindi io un po' l'ho stressata e poi lei si scervellava a capire il perché di questa cosa, eccetera. Poi ho chiamato l'assistenza e ho risolto in 2 minuti, in 2 nanosecondi. E comunque, ragazze, si può sottolineare, quindi le parti che vi interessano del libro, le potete sottolineare e il Kindle ve le salva e ve le mette all'interno di una raccolta che poi voi potrete andare a trovare e a leggere o comunque le potete riportare su carta, cosa molto molto confacente, sì, a me e al mio modo di essere. Quindi l'ho trovata una grande cosa, si possono aggiungere delle note, si possono condividere. Poi ci dice la percentuale del libro letto, quanto manca alla fine del libro, il che ci incentiva, almeno a me, mi incentiva a continuare a leggere perché io ultimamente non mi capacitavo del fatto di non riuscire a leggere, non riuscivo, cominciavo a leggere un libro e lo lasciavo lì, non riuscivo ad andare avanti nella lettura, tranne due o tre libri che ho letto e che mi hanno appassionato, il mio genere preferito sono i gialli, quindi quelli li ho letti. Poi ne avevo acquistati tanti, tra l'altro nemmeno economici, perché li volevo leggere e poi non li leggevo. Invece in questo modo lo sto leggendo e adesso infatti quando finirò questa parte di video mi metterò sicuramente a leggere un altro po'. E sono arrivata praticamente in pochi giorni quasi a metà libro, quindi sono assolutamente convinta e sono assolutamente contenta, senza contare il fatto che molte volte ci sono delle offerte, che comunque i libri da scaricare costano molto meno rispetto a quelli cartacei. Comunque, se li teniamo d'occhio, li mettiamo all'interno di una lista dei desideri e poi praticamente tenendoli d'occhio ci sono le offerte o addirittura i libri gratis, alcuni libri gratis di Amazon che possiamo di volta in volta scaricare e avere appunto mettere in libreria, il che ovviamente ci consentirà di allargare la nostra, la nostra cerchia, la nostra sfera di libri da leggere ed è una cosa che veramente mi piace tanto. Io adoro leggere, io sono una lettrice da sempre. Ultimamente vi ripeto, non riuscivo più, non riuscivo a concentrarmi, in questo modo invece ci riesco ed è molto meno dispersiva la... Il tutto, nel senso che magari sono cose mie queste, però comunque il Kindle mi ha risolto questi problemi. Quando io leggevo sulle 2 pagine, praticamente la mia mente vagava, quindi da qui mi spostavo qui con gli occhi, da qui tornavo qui. Avevo anche problemi dal punto di vista proprio visivo, perché con i problemi di vista che avevo, a volte la scrittura era troppo piccola, a volte il carattere era troppo piccolo, a volte erano troppo ravvicinati, eccetera. Invece qui si può anche ingrandire o rimpicciolire il carattere, fare il grassetto più o meno intenso, quindi è molto 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 valido come oggetto, diciamo, come oggetto attraverso cui leggere i libri, quindi sono veramente contenta di aver fatto questo acquisto. Ci ho pensato tanto, perché ci ho pensato tanto, erano mesi che ci giravo intorno. Però poi, alla fine, ultimamente ho imparato a calibrare molto gli acquisti, devo dire. Metto le cose nel carrello e aspetto e penso e penso e penso e penso, però poi alla fine, se sono veramente convinta, leggo 1000 recensioni, e poi però li faccio. Ho imparato a fare così, tranne qualche acquisto compulsivo che ancora ci scappa. Detto questo, ragazzi, io vi saluto anche perché leggendo il magico potere del riordino sono finalmente riuscita a capire alcune cose che mi sfuggivano in relazione proprio all'arte di buttare via le cose che non ci servono e di eliminare il superfluo dalla nostra vita. E cercando di utilizzare i dettami di Marie Kondo, sto cominciando a fare un bell'ordine e un repulisti all'interno, ma vero però, non come quello che ho fatto finora, all'interno dei miei armadi e delle mie cose. Poi vediamo se riesco a farlo anche all'interno di quelli di Francesco. Ma eventualmente vi ripeto, se di tutte queste cose di cui vi ho parlato volete un approfondimento o di questo o di quello o di questo o di quell'altro, me lo fate sapere nei commenti e io lo farò. Niente, ragazze, io vi rimando al prossimo video, probabilmente lo pubblicherò quasi subito, anche perché vi devo far vedere delle cose ulteriori, delle cosette molto 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 interessanti e carine. Vi mando un grandissimo bacio. Sempre grazie per l'affetto, mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, lasciatemi un pollice in su se il video vi è piaciuto e com'è, ci vediamo al prossimo video. Vi si ama, ciao!